Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è mercoledì 7 novembre, sono le 12:31 in questo istante. Ben ritrovati. Oggi parliamo ancora di più di Milano Storytelling Awards perché abbiamo un candidato che è venuto a trovarci. Ma prima di scoprire che candidato è venuto a trovarci, beh, guardiamo cosa sono, come fare e come poter votare e quali sono anche tutti i candidati delle 9 categorie dei Milano Storytelling Awards. Le avete viste? Sono le 9 categorie dei Milano Storytelling Awards. 9 come 9 sono i municipi di Milano. Vi ricordo sempre che abbiamo scelto di farne 9 per questo motivo. Li avete visti anche i candidati. È passato un nome a un certo punto, un certo Andrea Cherchi c'era, l'avete visto nei candidati. Beh, lo potete vedere perché è qui con noi in studio oggi. Buongiorno Andrea. Buongiorno a te, grazie per questo invito e l'onore di essere candidato in questi premi che sono davvero importanti per Milano, sono anche molto, molto seguiti. Quando ho visto, voi non mi avete detto niente, mi avete fatto una sorpresa bellissima, anzi sono Non stati degli siamo noi a amici. fare la sorpresa, perché ricordiamo sempre questo. Esatto. Noi chiediamo ai milanesi, diteci secondo voi chi deve entrare in questa categoria. E a un Quando certo punto abbiamo visto un certo Andrea un Cherchi anche certo Andrea noi, Cherchi, ma che quando non l'ho visto anch'io, conoscevamo e che non lo conosceva noi. la sera quando ho ricevuto l'avviso da un amico che era stato candidato, ho pensato uno scherzo, perché io sono una persona che fa tanti scherzi, ne ricevo il doppio di quelli che faccio, per cui non ho neanche dato peso a cosa, è uno scherzo, ho lasciato, non avevo tempo quella sera di pensarci, è uno scherzo. Poi quando mi ha mandato il link dico, ma l'avranno fatto così bene questo scherzo? Ma è impossibile, cioè è impossibile che io Lincoln hanno preparato una pagina web corrisponde a tutto. Allora ho capito che non era uno scherzo e mi fa veramente piacere, e No, grazie per avermi è stato molto invitato. interessante perché appunto tu sei, mi sembra, candidato nella categoria miglior profilo Sì, Instagram, se non ricordo profilo male, Instagram, sì. Tra l'altro dalla candidatura in avanti ho avuto 10.000 like sulla pagina, e vi dico perché ero a 48.000 circa, adesso sono a 57.000 ed è successo in quei giorni lì, quindi è merito assolutamente Bene, bene, vostro per grazie queste. a tutti. No, Bisogna che grazie a avevo voi, un pubblico attivo grazie allora. a te. Sì. Devo dire che, infatti, ricordiamo che allora, oggi devo stare attento, devo fare un po' come Baudo quando faceva il Festival di Sanremo, a non sbilanciarmi troppo perché le votazioni sono ancora aperte. Ah, Sono certo, ancora no, aperte, nel senso che sicuro. appunto Andrea ha passato la prima fase, quindi è Sì. finito in nomination con altre due realtà nella categoria miglior profilo Instagram. Ma le votazioni adesso per sapere chi il 16 novembre si porterà a casa l'ambito pezzo di Milano, perché non so se sai Andrea che il premio è un pezzo di Milano vero, nel senso che è un tronco che arriva dal bosco in città, quindi è un Benissimo. vero pezzo di Milano su cui c'è la targa, Lo ma è voglio, un sì. pezzo, Beh, è allora, se non un... vinco vado a staccarmi in Bosco in Città un pezzo io e Vabbè, me lo porto ne a casa, abbiamo in no? magazzino, diciamo che grazie a No, Dio va nel mio bene, va magazzino non bene. bisogna, chi va vuole il premio, diciamo, di Certo, consolazione, lo diamo con noi, non andate a staccarmi i rami dal bosco in città, sennò poi il sono residente, direttore, mi ritrovo qua davanti. Perché Andrea Cherchi è candidato nella categoria miglior profilo Instagram? Perché Andrea Cherchi è un giornalista da tanti anni, da molti ha anche cominciato a fare il fotografo e ha incominciato a fotografare la città di Milano a un certo punto, o meglio, hai semplicemente fotografato Milano, giusto? Semplicemente fotografato Milano, c'è una storia dietro a Semplicemente Milano, perché ho chiamato Semplicemente Milano, avrei potuto chiamarlo con altri nomi, anche più semplici, anche più immediati, perché comunque mio papà è nato e cresciuto a Milano e quando per motivi di lavoro si è dovuto trasferire da Milano, qualsiasi cosa noi a casa gli dicessimo, perché giustamente noi l'abbiamo seguito in questo suo destino per lui brutto, per me è stato comunque bello anche il trasferimento.
trasferimento. Qualsiasi cosa si dicesse relativa al mondo, alla vita, diceva vai a Milano, la trovi, semplicemente Milano, vai lì e cosa, col suo accentino milanese. E allora ho detto no, si chiamerà semplicemente Milano, perché quando glielo dirò si riconoscerà in questa frase. E soprattutto è la verità, anche perché quando tu parli di qualcosa, quando cerchi qualcosa di bello, semplicemente Milano, lo trovi qui in assoluto, non puoi trovare cose brutte qui. Quando nasce il progetto Semplicemente Allora, è Milano? nato 2 anni fa, perché ho deciso a questo punto, dico, vabbè, fai un'attività giornalistica legata anche alla città di Milano, hai tanto tempo libero perché i giornalisti comunque magari sono convocati alle 2 del pomeriggio e poi alle 6 del pomeriggio, quindi avevo tanto tempo libero, ho detto, vabbè, visto che papà e i miei zii mi portavano in giro per Milano, mi raccontavano la storia di Milano, perché non raccontarla a tutti in maniera così fruibile, gratuita per tutti, quindi far vedere a tutti che non c'è soltanto il Duomo, che non ci sono soltanto i grattacieli, che non c'è soltanto la Milano che tutti conoscono, ma c'è anche una Milano fatta di piccole cose, di particolari, anche solo vedere da vicino la Madonnina con lo zoom, non tutti l'hanno vista, o non so, vedere Milano dall'alto, salire su un grattacielo, salire su un palazzo e farla vedere in un'altra maniera era una cosa inedita. Quando faccio le foto io penso sempre a chi non può vederle le foto, bambini, persone magari anche ammalate, anziane, che guardano da casa la foto e dicono, ah, però io così non l'ho mai vista a Milano, ecco, neanch'io l'avevo mai vista così, anche perché quando ero piccolo i grattacieli non c'erano, non si poteva salire, non si potevano fare tante cose che adesso si possono fare, quindi per me è stato importante. La domanda da 100 milioni di dollari, che cos'è Milano? Che cosa secondo te Allora, raffigura ti Milano? dico io che cos'è Milano. Milano è un cuore, un grande abbraccio. Milano accoglie veramente tutti. Quando arrivi a Milano sei già milanese, anche se non lo sai, anche se, perché è una città che comunque ha talmente tanti ambiti, talmente tante vite parallele che poi si incrociano anche, che è un abbraccio, un cuore. E poche città sono così. Il milanese comunque quando arrivi ti accoglie, è orgoglioso di accoglierti nella sua città ed è come se ti facesse entrare nel suo salotto, è importante questo, non sempre succede nelle altre città, io ho conosciuto anche altre realtà, però Milano ha questa caratteristica, la caratteristica di dire se entri in punta di piedi, con timidezza, con umiltà, sei milanese anche tu, sei dei nostri, non sempre capita, quindi qui capita semplicemente Milano. Intanto stiamo vedendo appunto scorrere alcune delle foto tue e Andrea, foto che possiamo ritrovare sulla pagina Facebook, giusto, di Sì, Semplicemente su Milano. Instagram non c'è la possibilità di pubblicare così tanto, anche perché fare gli album su Instagram è un po' più complicato, però la pagina poi si rimanda semplicemente Milano, lì pubblico le fotografie. È un concetto anche nuovo il mio, nel senso che mettere a disposizione queste immagini in modo che tutti possano Cosa prenderla significa per mettere a se. disposizione? Allora, mettere a disposizione significa che queste immagini sono fatte per tutti, sono lì per tutti, quindi non hanno un vero e proprio copyright, non hanno una vera e propria liberatoria necessaria per essere usate, sono lì. Io vi faccio vedere com'è Milano, ma lo puoi prendere, te lo puoi salvare, te lo puoi mettere sul telefono. Ricevo veramente centinaia di messaggi a settimana che mi chiedono l'approvazione, l'utilizzo e cosa, a tutti rispondo sì e rispondo a tutti che è importante dire chi ha fatto la fotografia, ma non è così necessario. Prendetela, guardatevela e invito a tutti, la sfida a tutti è andate a rifarla anche voi questa fotografia, magari non da sopra, da sotto, fatemi vedere cosa siete in grado di fare. E infatti da quando ho detto questa cosa qua, casella piena. Poi alla fine pensavo di aver fatto, sai, una cosa da senior supreme, invece non riesco a starci dietro, perché poi alla fine quando mi ritrovo 200 messaggi alla Wow, con sera, tutte le foto, guarda che l'ho fatto guarda che l'ho fatto anch'io. anch'io, sono andato lì, l'ho rifatta cosa. No, in realtà le guardo tutte, però sono 3 ore di sonno in meno, eh. Cosa molto bella poi appunto che non sono firmate Ecco, questa foto, che allora. la trovo davvero. Beh, prima di tutto è sintomo della professionalità della persona, secondo me, perché insomma, come dire, i grandi fotografi non le firmano le foto, Allora, no? sai che cos'è? La firma rovina, a mio avviso, lo sguardo, perché c'è chi sceglie una firma piccolissima che non si legge, c'è chi invece sceglie una firma devastante che proprio attira l'attenzione, toglie l'attenzione della foto. Io ho questo obiettivo, magari ci arrivo fra 20 anni, che le mie foto siano riconoscibili da come sono, dai colori, da quello. Per adesso non le firmo, tra Quando si vede vent'anni un quadro, si dice magari. questo è
sono due chili, qua questo è un kebab. Questo è un kebab. No, 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 ambisco a meno. Però, no, però quello, nel senso che una foto, secondo me, ci sono delle firme che mi piacciono molto sulle fotografie, altre sono devastanti. Allora, io adoro il fatto che tu non abbia messo le firme, che non abbia messo il pH soprattutto, che sembra sempre... Non sono pH, un quindi... No, ma sembra sempre un problema di ritenzione idrica, qualche problema alla pelle. Ma tanto poi quando te le prendono, te le croppano, lo tolgono. Fatti più il pH, lo saluti. Allora, infatti, guarda, questa cosa è molto, molto apprezzata da Ogni Milano News, e so anche da grandi fotografi. Noi spesso ci sentiamo con Stefano Beneduzzi, grande fotografo di moda, e so che lui, ad esempio, il pH o le schermo sulle foto è una cosa che... No, vabbè, ma dai, ma chi comincia a fare fotografie il giorno dopo con un telefono mette pH? Infatti. Dai, vabbè, come no, se, non so, perché... io andassi su internet e dice ho mal di testa, aspetta che guarda, Dr. Kerstin, dai. Infatti. Dicevi prima che appunto Milano è una città di cuore, una città, un grande cuore, sì. Una città che abbraccia, una città che però si ha fatica a capire. Certo, sai perché? Perché i milanesi conoscono benissimo Milano, la adorano, la detestano anche per tanti altri motivi, ma com'è giusto che sia in una quando si ama una persona, comunque anche i difetti sono all'ordine del giorno. Però chi viene da fuori non la conosce tanto. Io vedo questi gruppi di turisti che vanno in Duomo, alla fine sai che cosa, che visitare bene Milano ci vuole almeno una settimana. Questi turisti concentrano la loro visita in due giorni, li portano in Duomo, li portano a City Life o li portano in Piazza Gaeolenti, e loro sono veramente convinti che tutto sia lì, capisci? Soprattutto per quanto riguarda il Duomo. Ecco, questo è bene conoscerlo di Milano, conoscere il Duomo, conoscere City Life e Piazza Gaeolenti, però ricordatevi bene che Milano è piena di piccoli scorci, piena di piccole caratteristiche che andrebbero conosciute. Grazie al blog e grazie anche al lavoro di tantissimi altri fotografi milanesi che fanno come me, stiamo cercando di far capire che a Milano non c'è soltanto il Duomo, anche se il Duomo comunque è un buon punto di partenza per Milano. Però ragazzi, Milano ha una superficie vastissima, ha dei parchi, ha delle... Mi dispiace pensare che qualcuno che magari non ama Milano la definisca la città della nebbia, la città delle... Perché Milano sa comunque essere bella anche con la nebbia. Vienici quando c'è la nebbia, sappila guardare in una certa maniera. Se tu vai sull'highline della galleria un giorno di nebbia, non dire non vedo niente, incomincia a vedere quello che vedi, e poi cerca di capire che comunque Milano è bella anche per la sua nebbia. Non tutti la pensano così, ma ce la faccio, è come divento De Chirico tra 20 anni. Chef, è piaciuta questa cosa di De Chirico e te la rubo. Va bene, c'è anche fare il simposio sulla nebbia. Sì. E quindi, sicuro. C'è ancora poco da dire, effettivamente noi milanesi, nonostante ci cantino, ci avete solo la nebbia, noi siamo ben fieri di avercela. Questa canzone proprio non so che farmene. Infatti, nel senso, anche perché io comunque se vado in un'altra città calda dico che è caldo, o quante zanzare, o quanto non è educato. Quando vai a casa di qualcuno non dici guarda il tappeto è sporco, dai, non si fa così. Che cosa e chi hai fotografato in questi 2 anni? Allora, ho fotografato intanto le persone che ho incontrato, quindi sul mio cammino, perché mi faceva piacere. In realtà mi piace sempre comunque circondarmi di persone positive, perché le persone positive ti aiutano sempre. A fotografare nel libro, compariranno nel libro che uscirà a metà dicembre, non ci sono personaggi famosi, a parte alcune eccezioni. Per esempio Nanni Svampa, con il quale era nata una bella amicizia. Ecco, Nanni Svampa è stata una persona che si è prestata bene. Peccato, mi sarebbe piaciuto portarlo qua a Milano, fargli fare un giro nella nuova Milano che lui comunque conosceva, però mi sarebbe piaciuto portarlo proprio da spettatore, fotografarlo anche qui. Purtroppo è mancato prima. C'è anche Gabriella Golia, che è una persona veramente splendida, una persona di un'umiltà incredibile. Poi lei non ama dirlo, però fa veramente tanta beneficenza. Vabbè, lei è un simbolo, della mia infanzia. È un simbolo dell'infanzia di tutti noi, è veramente, veramente in gamba. Però poi c'è Germano Lanzoni, che vabbè, tutti conoscono come milanese imbruttito, come speaker del Milan. Però al di là di loro poi non ci sono altri personaggi così famosi, ci sono le persone semplici come te, ci sarete anche voi, le persone che comunque lavorano per Milano, che non hanno bisogno di dire beh io sono conosciuto e faccio qualcosa per Milano. Ci sono per esempio i ragazzi di Milano Panoramica, Francesco Langiulli, loro non dicono io sono Francesco Langiulli, loro fanno un sacco di cose per Milano, hanno messo tutte le webcam per Milano, se tu vuoi vedere l'immagine di Milano sulla webcam è loro, nessun altro l'ha fatto oltre a loro. Ci sono delle persone che in silenzio lavorano, c'è Paul per esempio che
È un ragazzo che fa le dirette per nati per vivere a Milano, ma loro non chiedono niente a nessuno, loro sono lì, ci sono, ti fanno vedere anche la diretta di un tramonto e tu dici, vabbè, ma perché si mette a fare una diretta del tramonto? Attenzione, perché non c'è mai stato nessuno che mi ha fatto vedere il tramonto quando io non ero lì e avevo voglia di vederlo? Questo è bello. Insomma, tante sempre le storie che appunto si incrociano sulla nostra, nella nostra città. So che però tu fai anche una specie di tuo personale molto interessante che ti hanno insegnato, dicevi tu, allora, quando ero, mio papà e i miei zii facevano questo tour quando non sapevano cosa farci fare il sabato e la domenica, ci portavano nel tour dei dettagli, delle particolarità di Milano, che sono, per esempio, ci portava a vedere le case igloo del quartiere Maggiolina, ci portava a vedere la casa con l'orecchio, quindi con questo citofono a orecchio che, tra l'altro, mi ricordo quando ero piccolo funzionava anche, adesso non funziona più, e tanti altri piccoli particolari. Ecco, così ci faceva vedere che cos'era la scrofa semilanuta, queste cose qua che si sono un po' perse, ci spiegavano perché il bambino viene mangiato dal serpente, tutte queste cose. Con questo si cresce con Milano, perché poi alla fine della fiera tutto il resto risulta un corollario. Lui mi diceva, in questo disegnino del bambino che mangia il serpente c'è tutta Milano. Ma è vero che è Milano che si mangia Roma? Perché alcuni dicono che la realtà è quella. Ma certamente, infatti io farei una cosa proprio Milano che mangia proprio, cioè che quello è uno dei due, non so che cosa dire, non so che, tempo fa c'è stata una piccola diatriba fra Torino e Milano, in realtà innescata dal sindaco di Torino, che ha messo questa immagine delle due città dicendo da noi abbiamo le montagne, da noi non abbiamo le montagne, da noi però quanti anni è che ci giriamo su quelle palle del Toro? No, in realtà ce le abbiamo le montagne, che lei ha fatto vedere una fotografia presa da una fotografia dove non si vedono le montagne, ma se io vado a Torino a fare la stessa fotografia dall'altra parte di qua non le vedo montagne. Le montagne, non mi piacciono questi raffronti, però Milano è la migliore. Insomma, si sente e si capisce in tutto il tuo grande amore per Milano. E allora ti chiedo appunto, la tua Milano, quali sono i luoghi tuoi del cuore? Allora, tralasciando i luoghi... No, proprio tuoi personali quasi, cioè tuoi... Allora, in cui ti senti in pace con te stesso. Ecco, quando io arrivo in piazza Buonarroti, dove c'è il Verdi, dal Verdi in avanti fino ad arrivare a City Life, quindi la zona della fiera, mi sento proprio a casa, mi piace da morire. Ogni tanto quando ho tempo ci vado anche se non è facile adesso trovare il parcheggio, però quando, non so, vado in bici da quelle parti lì, mi sento a casa. Quando vedo quella fontana delle quattro stagioni, vedo i grattacieli che mi piacciono da impazzire, penso a me bambino quando vedevo quella fontana e dietro c'era la fiera, quando andavamo a vedere Portobello, lì c'erano gli studios della Rai, un tempo facevano le grandi trasmissioni, ecco lì per me è il luogo del cuore, mi sento a casa, davanti a quel Verdi mi sento a casa. Sai quante volte sono entrato a Casa Verdi? È libero l'ingresso a fare un saluto a Giuseppe Verdi, io non distingo né un do da un re nella musica, però non so, mi piace perché quello è un mio posto. Pensa, ogni tanto non prendo mai la metropolitana perché vado in macchina, sono un cattivissimo esempio di quello, però quando scendi ad Amendola, che vedi ancora la scritta Amendola fiera, batte forte il cuore lì. Amendola è una delle poche stazioni fatte diversamente, cioè via rossa, apposta con la scalinata per poter uscire direttamente e in vedere fiera. La fiera e con quella scritta lì, con la freccia gigantesca fiera. Insomma, sono luoghi che appunto rimangono un po' nell'immaginario di tutti. Sì. Ma invece, se dovessi dare invece tre luoghi per chi viene a visitare Milano? Lì non è facile, perché comunque ci sono dei posti... è difficile, perché tutti si aspettano che tu risponda la Madonnina, tutti si aspettano che tu risponda... Invece ci sono proprio delle particolarità, dei luoghi che tu puoi vedere... Adesso, per esempio, ti dico, manderei in a sbirciare a Villa Invernizzi i fenicotteri e dire è vero, i fenicotteri non sono milanesi, è vero che cosa, i flamingo sono altra cosa, però vai a vedere lì e incomincia a farti, per me quello è già un poi simbolo. Milano è una città dove qualunque cosa arriva a Milano diventa milanese, esatto, se pensiamo al sushi, penso sempre al sushi, piatto tipico milanese, esatto. Esatto, dalla cassola, sono loro che dovrebbero fare la cassola all you can, ma sai che c'è un posto di brasato a 19 euro, adesso non posso dire dove, però Parco delle Risaie, 19, ecco un altro simbolo, 19 euro all you can eat di brasato, il giovedì sera ci puoi andare. E un altro luogo caratteristico, io penso sempre a mangiare, quindi si vede, andiamo d'accordo, da Tommaso, Isola, quartiere Isola, questo ristorante per me è un simbolo, perché è come se tutto lì è
messo fra Gaeulenti e Bosco Verticale, è come se ad un certo punto fosse crollato tutto, in via di rifacimento tutto, e lui è rimasto l'unico lì, e poi sono sorti i grattacieli. Trattoria ancora alla milanese come una volta, lui parla esclusivamente in milanese, e quindi tu pensa quando esci, sei in Gaeulenti o al Bosco Verticale, dove la tipologia di abitanti e di lavoratori è ben diversa. Ma pensare anche ai vicini di casa di Tommaso, che una volta erano il lattaio, adesso è Google da una parte. Sì, c'è Google, esatto. Google, Unicredit. Eppure molti di Unicredit, molti di Google vanno a mangiare. Perché forse questa è Milano. Sì, esatto. E non si preoccupano minimamente di non entrare in un ristorante di lusso. Questo è il bello di Milano, andrebbe raccontato. Abbiamo parlato appunto delle persone più o meno famose che ci sono sul tuo libro, abbiamo fatto qualche nome di quelli più famosi. Chi altro troviamo sul tuo libro e soprattutto appunto il tuo libro quando uscirà? Allora, a metà dicembre esce, sono 250 pagine di personaggi, di visioni milanesi, di dettagli. Ci troviamo anche persone, io ho citato prima Francesco Langiulli che c'è di Milano Panoramica, ma anche Cristian Musato e Riccardo Alberti di Progetti e Cantieri di Milano. Sono persone che ti fanno come vedere. Li hai conosciuti? Li ho conosciuti. Qual era il più sconosciuto per te? Dopo noi. No, lo sconosciuto era quel mondo dei cantieri, nel senso che Cristian e Riccardo mi hanno aperto una strada. Io non sapevo neanche come era fatta una gru, per me si faceva tutto con l'elicottero. Sì? Ecco, adesso ti so dire anche come si monta una gru, ti so dire anche l'evoluzione di alcuni cantieri grazie a loro. E alla fine ho mandato una mail, ho detto mi piacerebbe conoscervi, farvi una fotografia, e da lì è nata un'amicizia. Loro fanno un lavoro incredibile, ti raccontano com'è un cantiere, alla fine tu ti vedi costruito un grattacielo, un edificio, ma non sai il lavoro che c'era dietro. Loro documentano tutto questo. Non è come fare con Lego, immagino. No, assolutamente ecco, no. O come pensavo io si facesse. Ah, okay. Però credimi, e da lì sono nate anche delle collaborazioni importanti, per cui poi siamo anche andati a visitare i quartieri. C'è Coima, questa grande società, ma loro sono veramente delle persone in gamba, veramente in gamba. Coima, oltre ad essere umilissime come persone, appena fatto la biblioteca degli alberi. Ecco, sono delle persone straordinarie a Coima, sono di un'umiltà incredibile, però vivono con te anche l'esperienza giornalistica, ti invitano ogni tanto ai cantieri, per loro sono molto riconoscente per questo. Ecco, questi personaggi che magari uno apre il libro e dice chi è questo, e dietro questa persona c'è tutta ma si usava una volta a dire gli illustri sconosciuti, e gli illustri sconosciuti che diventeranno infatti, che diventeranno poi sempre più conosciuti, sì, grazie anche certo. Al libro Semplicemente Milano di Andrea Chieri, sì. Che diciamo uscirà a metà dicembre, sì, sì. Comunque sì. Noi possiamo trovare tutte le indicazioni su cosa, come, quando. Allora, pagina Facebook Semplicemente Milano, o il mio profilo, adesso io sono un egocentrico pauroso, ho aperto 50 profili, non ci capisco più nulla, ma perché questo limite delle amicizie di 5.000 amicizie è veramente frustrante per me, che voglio condividere che cosa, quindi ho 4-5 profili, non mi capacito più, no, in realtà poi non ho neanche amici nella vita reale. Come no, vabbè. Solo. No, mandiamo un sms solidale a un amico per no, in realtà mi piacerebbe avere così tanti amici come su Facebook, ma non è così, no? Ho la pagina ufficiale Andrea Kerchi, anche lì ho scritto personaggio pubblico, ma non perché io lo sia, ma perché le altre caselle erano negozio, esatto, marca, brand. Ecco, ho scritto quello solo per quel motivo. Ricordiamo, quante foto troveremo sul tuo libro? Allora, sono 500 foto circa, non sono state tutte, ovviamente chi conosce la mia produzione magari dirà perché non hai messo quella, perché non hai messo altra. Quante foto hai fatto in questi due ultimi due anni? Siamo il periodo milanese, siamo sul milione, faccio anche tanti provini, sai? Faccio anche tanti provini, sono uno esagerato, però tu dici magari io mi sono appostato per fare quella foto lì, sì? E diranno non ha niente da fare, vabbè, ma quello è perché è un giornalista, quindi almeno, mentre il tempo si passa almeno, a fare disoccupati, esatto però esattamente quello è il problema di però non so la crisi punta, della categoria, sì, diciamo. Il tramonto magari dura un'ora, di quell'ora, sì? Ci sono centinaia di scatti, poi alla fine si sceglie il migliore, quello che è più emozionante, quello proprio con la luce, mi metto lì, studio le effemeridi, la luce come deve essere, quindi ci sono 100 foto per una foto che magari uno dice ma si è arrivato lì, quello lì l'ha fatta così e via, sto Giargiana, no, non è così. Vabbè, un milione di foto, in due anni, un milione di poco foto, più di due anni, sì.
Non le vedete tutte, ma buona parte sulla pagina Facebook, sul profilo Sì, Instagram. anche E lì poi, cercare non è facile, però comunque io le ripropongo spesso. appunto, da metà dicembre avete la possibilità invece di vederle stampate in questo libro, Semplicemente Milano, che Sì. uscirà appunto di Andrea. Aspettiamo allora di ritrovare. Io voglio ritrovarti Ma qui sai quando uscirà invece il una cosa libro. che mi sta agitando per sti Sì. Milano, che mi avete mandato la mail che mi devo vestire elegante. Allora, spiegate perché ha creato terrore questa Tutto merito o mail. colpa delle ragazze della redazione che chiedono, che sono 2 mesi che No, decidono come vengo vestirsi. Cioè, tu non puoi capire cosa sta succedendo dietro le quinte della mia solita lingua. Sono 1 mese e mezzo, 2 che stanno decidendo come vestirsi le ragazze della redazione. Ah, Quindi, ecco, no, perché io ho un sì, no, solo quindi vestito, non so neanche se va più quella è la mia bene, però, fortuna. Cioè, quella che metto qua in onda. L'unica differenza è che devo mettere anche i pantaloni, perché voi non vedete sotto che sono in jeans o pantaloncini corte rotte, ci però sono, insomma dovrò solo ritirare fuori dall'armadio i pantaloni di questo vestito. Io vado via felice. No, le ragazze invece sono un paio di mesi che stanno decidendo come vestirsi, mi hanno chiesto, hanno imposto l'eleganza a tutti i presenti di sì, Milano Solita Lega ieri. Awards. Ci teniamo anche un po', però, come simbolo di rispetto verso la nostra No, città. no, ho Abbiamo fatto deciso che vedere questa vogliamo mail a mia moglie e fare. mia moglie è terrorizzata. Mi fa: ma cosa ti metti, Andrea? Cosa ti metti? Che giri sempre con me? Non ti Dovremmo dico fare allora, adesso come. faremo, il prossimo anno faremo un accordo con Primark, con H&M, così almeno Ma faremo dei buoni certo, ma sconto certo, per ma andare a certo, prendere i vestiti. dovete, Faremo così, dovete. faremo. Io Andrea, ti ringrazio tantissimo Grazie, davvero di no, essere qui con noi. veramente. Ci rivediamo venerdì 16. prossimo, l'hai detto più di una volta, appunto, Milano Storytelling Awards, la serata finale al Teatro Guanella, via Duprè 19, una traversa di Mac Mahon, c'è anche il parcheggio, quindi cosa volete di più? Fermata Adesso. metropolitana? Fermata metropolitana più vicina. Arrivate col tram che fate prima. Arrivate Almeno col ti tram che vedi fate la prima. Milano notturna. Perché con la metropolitana la più vicina forse. Linea Diciamo. 6 McMahon. Forse no. Sì, la linea. La Bovisa. Bovisa. Passante Bovisa non è distante, volete farvi il ponte a piedi. Bah, ma Se no tanto arrivare al Teatro Portello. Guanella è Se no facilissimo, Portello e poi lì. poi fare da Esatto, piedi un pezzettino anche esatto, esatto. lì. Se no c'è il tram davanti, il 12 o 14 non mi ricordo, quello che passa in McMahon, che ferma in Duomo, Comunque quindi ci vediamo insomma lì. ci vediamo lì. Dalle 20:30 inizia la serata, poi alle 21 andremo in onda su Milano News. Insomma la serata avanti fino alle 11 di sera, tanti gli ospiti che parteciperanno, tra cui anche ovviamente Andrea, che chissà se poi salirà da vincitore o meno No, sul combatto palco. contro due colossi, non, però già essere Che mi nominato dicono la stessa cosa, il bello è quello, perché è una. non sanno che mi dicono, ma come faccio? Combatto contro. E quindi insomma, Ma no, percorsi di arte funeraria è una potenza a io ringrazio Milano anche tantissimo chi comunque. sta votando e che può continuare a votare fino al 12 di novembre, perché quest'anno siamo già arrivati oggi alla cifra di 1500 e rotti voti. Tantissimo Abbiamo però, Milano. veramente triplicato quasi i voti dello scorso anno, quindi siamo davvero molto, molto felici e Tra sempre 10 anni, di più. come il listato degli Oscar, sai che ti vai a guardare e dici: vabbè, sono stato nominato, boh. Questo ce l'ho Una avuto, nomina no? la puoi mettere sulla pagina Wikipedia, una nomination a Milano Storytelling Awards. Anzi, che invito qualcuno a fare la pagina di Milano Storytelling Awards su Wikipedia che manca. Va bene. Andrea, grazie mille No, grazie davvero. davvero, Ricordiamolo Fabio. appunto, Andrea Cherchi, lo trovate su Facebook, su Instagram, seguitelo a metà dicembre, forse. No, a metà dicembre. Di forse che porta Forse. Ok. bene. Dovrebbe forse Sì. uscire in forse Tu sai che gli qualsiasi editori caso il indipendenti. libro. Semplicemente Milano, dove avrete un racconto di Milano vista attraverso gli occhi di Andrea, ma che sicuramente diventeranno il vostro punto di vista preferito nel giro di poche pagine. Io davvero Andrea, grazie mille ancora, No, buona grazie giornata, ci Fabio, vediamo allora grazie. venerdì Venerdì, 16 novembre. Grazie a tutti certamente. voi che ci avete seguito. Se volete appunto continuare a votare e sapere chi votare, lo vediamo adesso, poco prima della sigla. Questi sono i nominati e le categorie di Milano Storytelling Awards. Grazie mille, arrivederci, a presto. Arrivederci.